noi abituati a, a, a un altro clima. Vorrei un attimo dire due parole, per me è difficile parlare perché non sono bravissimo, però cerco di bravissimo a parlare. Cerco di rendervi partecipe dell'idea mia di questo concerto, di questa produzione originale. Intanto ringrazio Enzo Stajanovic, tutto il sindaco, il vice sindaco e tutti presenti per avermi voluto qui. Harry Warren mi è interessato molto da subito, perché praticamente questi brani che ha scritto 600-700 brani tra colonne sonore, anche per i cartoni animati, i Toons, tanto per... ma alcuni di questi sono finiti in, quello, in quelli che si chiamano standard, che chi frequenta l'ambiente jazzistico ben conosce. Questo che ho suonato appena adesso è Wish and New, suonato da Bill Evans, da Keith Jarrett, da svariati musicisti. E alcuni di questi brani veramente sono nel repertorio jazzistico dagli anni 40, dagli anni 40 in avanti, quando il jazz ha cominciato a tingere le mani proprio nel repertorio dei musicals, dei films, delle colonne sonore, dei film di Hollywood, dell'industria cinematografica. Il jazz nasce lì. Il jazz è diciamo, quello che poi suonerà Miles Davis, più avanti suonerà un brano che si intitola You Are My Everything, che è un disco bellissimo di Davis che si chiama Relaxing with Miles, un disco che fa parte di una serie di dischi che lui fece in due giorni per la Prestige, quindi fine del suo contratto, si doveva fare 5-6 dischi, e ci sono alcuni brani di Harry Warren. E quindi mi interessa molto proprio questa parte della storia del jazz, cioè una parte che ancora adesso non è stata ben approfondita. Sono questi brani di questi autori che non pensavano di scrivere per il jazz, però scrivevano con un idioma che era già quello che andava bene ai musicisti delle generazioni future, e creando questo substrato di brani sui quali si sono cimentati tantissimi musicisti. E stasera cercherò anche di mettere a confronto, a paragone, la musica di Harry Warren con quella quindi coeva. Purtroppo non si può badare molto alle date, perché alcuni brani poi divennero repertorio jazzistico molto più in là di quello che era la loro effettiva data di composizione. Thelonious Monk stesso suonava un brano di Harry Warren che si chiama Blues Back in Town, che suonò fino alla fine della carriera. Ci sono anche su internet, su YouTube, si vede in vari concerti sul fine degli anni 60, dove Monk suona questo brano in piano solo. Poi magari ve lo accenderò sicuramente. Thank you.
Thank you.
Sound. Thank you.
Summer Nights. Thank you.
compositori che andavano per la maggiore, per i musicisti che sperimentavano e arricchivano i temi di queste songs con nuove sperimentazioni. Ora vorrei farvi ascoltare Ivan Meyer, che Miles Davis ha inciso su un disco che dicevo prima, Relax with Miles. Thank you.
insegna che noi abbiamo lo stereotipo